Eccoci di nuovo qua per la terza e ultima parte del nostro percorso sulla nozione di causa-effetto. Allora, oggi ci occuperemo del ruolo che questa nozione ha avuto e ha tuttora all'interno della fisica contemporanea, in particolare nella meccanica quantistica. Numerose difficoltà, infatti, nella possibilità di fornire una spiegazione causale per alcuni fenomeni oggetto della microfisica contemporanea, hanno spesso fatto supporre che la natura non avesse una struttura causale e anche che la nozione di causalità non fosse una nozione indispensabile per poter fare scienza in modo, diciamo così, eccellente. Per ragioni di tempo ho ulteriormente diviso questa seconda parte, scusate, terza parte, in altre due parti. In una prima ci occuperemo di illustrare in linea molto molto generale, non trattandosi appunto di una lezione né di matematica né di fisica, in che cosa consista la meccanica quantistica, e poi parleremo del principio di complementarietà di Bohr e del suo rapporto con la nozione di causalità. Nell'ultima parte ci occuperemo fondamentalmente del principio di indeterminazione di Heisenberg e del ruolo che questo principio ha per ciò di cui noi ci stiamo occupando, quindi sempre per la nozione appunto di causa-effetto. Allora, che cos'è la teoria dei quanti? In linea, diciamo, generale, si può dire che uno degli assunti fondamentali della meccanica classica era che l'energia si trasmettesse in modo continuo. Tuttavia, questa cosa non sembrava corrispondere a verità su scala atomica o addirittura subatomico. A livello atomico, infatti, spesso l'energia si propaga in piccoli pacchetti discreti, ovvero sia in quanti, laddove la parola quanto si riferisce appunto ad una quantità, discreta. Questa teoria muove sui primi passi nel 1901 con una pubblicazione di uno studio del fisico tedesco Max Planck sulla distribuzione dell'energia proveniente da un corpo caldo. Stiamo parlando del noto Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum, pubblicato negli annali tedeschi appunto di fisica nel 1901. Cosa diceva Planck in questo scritto? Che in certe condizioni l'energia veniva distribuita in modo che poteva essere mostrato che questo fatto potesse essere spiegato solo supponendo che la radiazione elettromagnetica fosse emessa dal corpo in pacchetti o fasci, che Planck appunto chiamò quanti. Questi studi di Planck sono stati confermati successivamente da Albert Einstein nel 1905. Einstein è paradossalmente definito uno dei padri della meccanica quantistica, nonostante poi abbia passato quasi tutto il resto, diciamo, dei suoi anni di vita a ostacolare o meno opporsi in qualche modo ad alcune interpretazioni della teoria quantistica. Cosa sosteneva nel 1905 Einstein? Sosteneva l'ipotesi dei quanti, spiegando con successo l'effetto fotoelettrico, nel quale si osservava che l'energia della luce sposta gli elettroni dalla superficie dei metalli. Per spiegare ciò che avveniva, Einstein era costretto a considerare il raggio di luce come una grandinata di pacchetti discreti distinti, appunto quanti di luce, che più tardi saranno chiamati fotoni. Questa descrizione della luce sembrava completamente in contraddizione con quella che era la visione tradizionale, secondo cui la luce, come tutte le radiazioni elettromagnetiche, consisteva di onde continue che si propagavano secondo la famosa teoria elettromagnetica di Maxwell, che era stata stabilita più di mezzo secolo prima. Ecco, le tradizionali leggi meccaniche, così come esse erano state formulate da Newton, come anche appunto le leggi dell'elettromagnetismo di Maxwell, sembravano fallire completamente nel micromondo dei quanti, degli atomi. Così, intorno alla metà degli anni 20, un nuovo sistema, un nuovo corpus teorico che prende il nome appunto di meccanica quantistica, viene sviluppato indipendentemente da Schrödinger e da Heisenberg.
che introdurrà successivamente la cosiddetta meccanica matriciale, la meccanica delle matrici. Cosa si può dire in linea generale di questa teoria? Si può dire che si tratta di una teoria che ha avuto un successo straordinario, nel senso che essa consente alla comunità scientifica di spiegare la struttura dell'atomo, di spiegare la radioattività, di spiegare brillantemente i legami chimici. E se consideriamo i suoi sviluppi ulteriori, soprattutto quelli operati da Paul Dirac, da Enrico Fermi, da Max Born e anche altri, si può dire che sono state date spiegazioni soddisfacenti grazie alla meccanica quantistica, anche della struttura del nucleo, delle proprietà elettriche e termiche dei solidi, sono stati fatti studi sulla superconduttività, sull'esistenza dell'antimateria, sulla stabilità di certe stelle collassate e molte, molte altre cose. Quindi la meccanica quantistica ha reso possibile un enorme sviluppo negli strumenti pratici, compresi il microscopio elettronico, il laser, il transistor, eccetera, eccetera. Non esiste tuttora, in qualche modo, esperimento che abbia fortemente contraddetto le previsioni della meccanica quantistica, inclusi quelli i cosiddetti fenomeni entangled, che sono considerati tra i più controversi, ma di cui diciamo non è indispensabile parlare in questa sede. Questo elenco di successi che io vi ho mostrato brevemente evidenzia come questa teoria sia in realtà una teoria potentissima, una teoria che fa previsioni con una precisione e una minuziosità che nella storia non ha precedenti. Perché questa teoria appare quindi problematica? Addirittura, diciamo, all'inizio degli anni 30, alla fine degli anni 20, questa teoria è stata definita priva di significato. Ecco, i problemi non riguardano gli aspetti tecnici della teoria, ma la sua interpretazione. Uno dei problemi interpretativi, mi anticipo già, ma già immaginate di che cosa sto parlando, che la teoria, diciamo, mostra, è certamente legato, al problema della causalità. Questa teoria sembra una teoria non causale. Come prima di arrivare a capire in che senso questa teoria è una teoria causale, mi premeva mettere, diciamo, in evidenza il cosiddetto principio di complementarità di Bohr. Questo principio ha origine dai lavori sperimentali, dal lavoro teorico del fisico Louis de Broglie, che ha portato a pensare che gli elettroni, come pure i fotoni, potessero comportarsi a volte come onde e a volte come particelle, a seconda delle particolari condizioni di misurazione. A tal riguardo, secondo me, è utile andare a vedere questo video. Si tratta, diciamo, di un cartone animato in cui abbiamo questo dottor Quantum, che ci mostra con le quantistiche. An interference pattern of many bands. Good.
Ecco, l'esperimento che abbiamo visto non è altro che una variante dell'esperimento di tenditure di Thomas Young, che è stato effettuato, pensate, nel 1800, 801. Che cosa si vede da questo esperimento? Si vede una peculiarità fondamentale del mondo quantistico, cioè è subito evidente dal modo in cui un oggetto come un elettrone può mostrare sia proprietà simili alle onde che proprietà simili alle particelle. Per questo motivo, in un articolo del 1918, Bohr enuncia il principio di complementarietà, il quale ha una sua prima formulazione nel modo che segue. Onda e corpuscolo devono considerarsi aspetti complementari e come tali inconciliabili dei fenomeni atomici. Ecco, ci occuperemo nell'ultima parte, nella parte veramente finale di questo lavoro, più a fondo di questo principio di complementarietà e anche del principio di indeterminazione di Heisenberg.